Ciao a tutti, bentornati nella mia cucina. Come avete visto, è più di un mese che non postiamo nessuna ricetta. Non abbiamo chiuso la cucina, è soltanto che in questo periodo stiamo impostando per bene il canale. Come avete visto, forse qualcuno di voi se ne è accorto, abbiamo cambiato anche la foto del profilo. Potete sempre andarla a vedere su YouTube. In più abbiamo messo delle ricette sulla pagina Facebook e inoltre anche su Instagram. Per chi vuole vedere le foto su Instagram, per il momento ce ne sono pochissime perché ancora dobbiamo registrare tutte le ricette che abbiamo. Su Instagram andate a vedere le foto che abbiamo postato, per il momento ne abbiamo una sola, poi continueremo a postare tutte le altre ricette. Il profilo si chiama La cucina di Francesca trattino basso official. La pagina Facebook si chiama sempre La cucina di Francesca. Da oggi incominciamo di nuovo con le nostre ricette. Mi auguro che in tanti mi seguirete. Come ho visto, gli iscritti sono aumentati. Grazie, anche se non abbiamo postato ricette, mi siete stati vicino. Bene, io con questo oggi ho finito ed ora andiamo alla ricetta. La ricetta che vi voglio presentare oggi è una sbriciolosa tedesca. Io mi ricordo quando ero in Germania, si passava davanti al panificio, facevano queste crostate enormi piene di marmellata, l'odore non vi dico. E io oggi ve la voglio proporre. Come ingredienti abbiamo 150 g di burro a pezzettini, dove aggiungiamo 120 g di zucchero semolato. Andiamo a sbattere per bene, io metto il mio coperchio in modo che non mi schizza il burro. Quando il burro diventa così tipo una cremina, andiamo a mettere 4 uova. Mescoliamo per bene. Aggiungiamo una bustina di vanillina. Poi prendiamo 250 g di farina 00, dove andiamo a setacciare un cucchiaino di lievito per dolci. Questo ora pian piano lo mettiamo nel composto dove ci sono le uova, mescoliamo e andiamo a frullare. Ora ho preso una teglia da forno, rivestita di carta da forno, la mia misura è un 35x34 all'incirca. E trasferiamo nel nostro composto. Con una marisa ho livellato per bene l'impasto ed ora vado a mettere 6-7 cucchiaiate di marmellata alla pesca. Questa la potete trovare in descrizione. Molto semplice da fare. Ho spalmato la marmellata di pesche ed ora vado ad aggiungere la marmellata di zucchine genovesi. Questa la troverete sempre in descrizione, molto buona e a pezzettoni. Di questa ne adopererò 350 grammi. Se la doveste fare, e ad esempio vi viene un pochettino liquida, vedete che nel barattolo c'è un po' di liquido, la mettete nel colino a scolare e poi la potete adoperare sulla torta. La nostra torta l'ho messa un attimino da parte e ci occupiamo delle briciole. Intanto accendete il forno a 180 gradi statico. E allora abbiamo 150 g di farina 00, 50 g di farina di mandorle, 75 g di zucchero semolato, mettiamo tutto assieme, e 100 g di burro che io ho sciolto. Passiamo e facciamo diventare delle belle briciole. Abbiamo formato le bricioline ed ora mettiamo tutto
uniformemente sulla torta. Ed ora inforniamo il forno caldo a 180 gradi per 25-30 minuti. Ve ne accorgete quando le bricioline diventano belle dorate. Ed ecco pronta la nostra sbriciolosa. Ho spolverato semplicemente un pochettino di zucchero a velo sopra ed è pronta. Provatela perché è davvero gustosissima. Mi dispiace, non ve la posso tagliare perché stasera vengono degli amici e poi la taglieremo. Comunque provatela veramente, è davvero gustosa, deliziosa veramente. E poi è facile da fare, non ci vuole chissà che. Se poi non avete la marmellata di zucchine, mettete un'altra marmellata. Non ha importanza, potete variare come volete. Bene, io per oggi ho finito. Vi ringrazio ancora tanto di avermi seguito. Se la ricetta vi è piaciuta mettete un bel like. Un bacione da Francesca e Salvatore, è tutto. Ciao, alla prossima.